Buongiorno Giancarlo, rieccoci per affrontare questa volta un tema che trascende un po' l'argomento economico che abbiamo affrontato invece nel corso dei nostri precedenti appuntamenti per parlare di una questione politica, prettamente politica direi, ma di altrettanta rilevanza fondamentale perché dobbiamo ricordarlo, il 2024 sarà l'anno più elettorale di sempre, con ben 76 paesi chiamati alle urne, con un totale di 2 miliardi di persone che dovranno andare a votare, di cui 400 milioni solo in Europa, Italia compresa, dovendo eleggere il nuovo Parlamento il prossimo giugno. E queste elezioni, parte di queste elezioni, stanno destando un certo allarmismo, una certa preoccupazione, perché si teme per le future sorti del mondo libero, si teme che gli equilibri mondiali possano in qualche modo essere destabilizzati, messi un po' a repentaglio, perché chiamate alle urne sono anche altri paesi di primaria importanza sullo scenario globale. Penso alla Russia, penso agli States, penso in questo momento anche a Taiwan, alla luce dell'influenza che su Taiwan ha la Cina. E se consideriamo anche i 71 paesi presi in esame dal Democracy Index, di questi solo 43 terrà delle elezioni completamente libere e democratiche. Negli altri 28 paesi la situazione sembra essere differente. Quindi ecco, c'è da chiedersi se davvero la libertà e la democrazia possano essere a rischio. Io comincerei proprio sottoponendoti questo spunto, quindi con una domanda un po' più ampia, un po' generica. Vorrei sapere da te se alla luce di questi paesi così centrali, davvero gli equilibri mondiali possono essere smossi, se davvero libertà e democrazia potranno presto andare in crisi? Beh, sappiamo tutti che non basta recarsi alle urne per dire di vivere in uno stato democratico. La democrazia è qualcosa di più del semplice voto, però non può prescindere dal voto. Quindi, ovunque si andrà a votare, sarà un bene, perché dove non si va a votare, anche se è una cosa banale da dire, ma si ci si trova in una situazione peggiore. È vero, il 2024 è l'anno delle elezioni, perché chiaramente ci sono, oltre a parecchi paesi che vanno al voto, ci sono i due più grandi conglomerati economici, diciamo, che vanno al voto, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Chiaramente, queste elezioni saranno al centro dell'attenzione mondiale. Per gli Stati Uniti sappiamo che sarà un duello all'ultimo voto. Per l'Europa è ancora un po', diciamo, è difficile stabilire quanto siano importanti le elezioni europee, perché sappiamo che le elezioni europee, cioè andando al voto, noi eleggiamo i parlamentari europei, ma sappiamo anche che il Parlamento europeo non è che abbia tante, diciamo, prerogative, però ne ha una molto importante, cioè è il Parlamento europeo a eleggere il commissario europeo, cioè il presidente della Commissione europea, quella che in questo momento quella carica è ricoperta da Ursula von der Leyen. Quindi noi votiamo i parlamentari europei. I parlamentari europei non fanno le leggi, non fanno molto i parlamentari, ma eleggono però il capo, chiamiamolo, del governo dell'Unione Europea, insomma, una carica importantissima. Quindi anche quelle elezioni saranno molto importanti. Certo, non come con gli Stati Uniti, in cui un presidente o un altro magari fa cambiare completamente lo scenario, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico.
Però saranno importanti anche le elezioni europee. Poi penso che tratteremo questo argomento delle elezioni europee perché chiaramente la curiosità di vedere quanti parlamentari europei arriveranno appunto a Bruxelles eletti in partiti che sono anti-europeisti, quindi siamo quasi al paradosso, però è anche questa democrazia, cioè votare per un partito che è anti-europeista, cioè faccio andare al Parlamento europeo una persona che diciamo, cercherà di distruggere, diciamo, l'Unione Europea o comunque di cambiarla radicalmente. Però, ripeto, questa è la democrazia e questa è, con tutti i difetti che ha la democrazia, sappiamo che è anche il miglior modo di governare un paese, insomma. E a proposito di elezioni europee, mi ricollego proprio a queste tue osservazioni perché il mio secondo interrogativo riguarda proprio le europee 2024. In Italia, insomma, la situazione sembra essere un po' ancora in bilico, all'insegna in qualche modo dell'indecisione, direi. Tajani attende, Salvini e Conte fanno un passo indietro, Schlein e Meloni sembrano ancora un po' in forze, direi. E quindi io volevo più nel dettaglio avere un tuo giudizio sulle prossime elezioni europee. Sapere da te chi in Italia potrebbe arrivare a Bruxelles e chi in generale, quindi anche al di fuori del nostro paese, meglio potrebbe gestire questo ruolo. In qualche modo essere erede di Ursula von der Leyen. Ma guarda Asia, in effetti le elezioni europee in Italia sono state utilizzate spesso dagli italiani per mandare dei messaggi e quindi hanno avuto spesso le elezioni europee dei risultati molto differenti rispetto alle elezioni nazionali. Ora, non voglio dire che le prossime elezioni europee saranno anche queste così, però tornando un po' indietro con gli anni, quindi a quando tu forse probabilmente non eri ancora nata, ma il risultato dell'allora Partito Radicale, che in Italia insomma non andava oltre il 2, il 3%, eccetera, così in un'elezione europea si è avvicinato, se non mi sbaglio, al 10%. E poi invece in tempi molto più recenti, prima l'exploit del Partito Democratico che ha con l'allora segretario Renzi, che ha ottenuto il più del 40%, quindi una vittoria insomma strepitosa. E poi recentemente invece beh, arriviamo proprio alle ultime elezioni europee. La grande affermazione della Lega che ha portato, se non mi sbaglio, intorno al 34%. Quindi le elezioni europee sono un po' strane in Italia. Quest'anno, per la verità, i sondaggi non sono molto diversi rispetto alle elezioni che abbiamo avuto il 25 settembre, del 2022, insomma, quando è andata al Palazzo Chigi Giorgia Meloni. Quindi si presume ancora che le elezioni europee in Italia saranno vinte o stravinte da Fratelli d'Italia e per quanto riguarda gli altri partiti non si discosteranno molto, ripeto, vedendo i sondaggi, solo sui sondaggi, non si discosteranno molto dai risultati avuti appunto nelle elezioni nazionali. Invece sarà molto più interessante andare a vedere cosa succederà in alcuni paesi europei importanti, e quindi li cito, Germania e Olanda soprattutto, ma anche Francia, proprio perché lì in Germania soprattutto
Sappiamo che diciamo, ci sono, c'è un po' di subbuglio e non siamo abituati in Germania a vedere manifestazioni. Invece abbiamo visto delle manifestazioni oceaniche degli agricoltori tedeschi e quindi queste elezioni potrebbero in paesi appunto che solitamente invece sono paesi tranquilli, appunto come la Germania e l'Olanda, potremmo lì vedere l'affermazione di partiti anti-europeisti. E quindi è quasi certo che il prossimo Parlamento europeo sarà il Parlamento europeo che avrà al suo interno il maggior numero di parlamentari che sono contrari all'Unione Europea e all'euro anche. Quindi sono delle elezioni che veramente sarà interessante vedere. Ripeto, molto più interessante forse vedere i risultati all'estero, vedere la crisi di Macron, per esempio. E poi, come dicevo, soprattutto Olanda e Germania che hanno vinto nelle ultime, elezioni che ci sono state in quei paesi, appunto l'affermazione di questi partiti che sono partiti chiaramente eurocritici, ecco, non diciamo anti-europeisti, ma perlomeno eurocritici. Quindi queste elezioni europee li attendo con particolare curiosità, mettiamo così, proprio per vedere se davvero ci sarà un cambiamento, non dico radicale, ma sostanziale del Parlamento europeo. In effetti la curiosità direi che è più che giustificata, a noi non resta che aspettare giugno, innanzitutto per andare a votare e poi insomma i giorni successivi per vedere i risultati. In effetti alla luce anche degli slogan, nel caso dell'Italia, lanciati da parte delle opposizioni, per cui le ampie critiche, mi riferisco a questo, nei confronti dei partiti anti-europeisti o comunque critici nei confronti dell'Europa o che magari hanno rivisto la propria posizione ma che nascono come partiti anti-europei. L'affermarsi di partiti in qualche modo ostili potrebbe essere una vera svolta, no? Avere dei candidati, dei membri all'interno del Parlamento che in realtà quasi stridono con quella conformazione e con l'Unione in senso lato. E se quindi per le elezioni europee non possiamo far altro che aspettare, dobbiamo aspettare ancora di più per quelle americane, che sono comunque, lo dicevi tu stesso all'inizio, di fondamentale importanza. Trump sembra essere sempre più in auge e la sua posizione sembra essere in qualche modo sempre più favorevole. Lui è in lizza per un posto alla Casa Bianca e insomma sembra che, almeno finora questo sembra emergere, possa effettivamente avere un secondo mandato a Washington. E ecco, le preoccupazioni, è inutile negarlo, si fanno sentire, i media ne parlano ampiamente, c'è chi in qualche modo teme una nuova ascesa di Donald Trump. Io ti chiedo se tu sei d'accordo con queste preoccupazioni, se le ritieni al contrario troppo allarmistiche, se un'eventuale vittoria di Trump potrà sconvolgere le sorti del mondo. Penso, e qui chiudo, alle sorti di conflitti attualmente in atto e quindi quale posizione potrebbe prendere Donald Trump in riferimento al conflitto Russia-Ucraina o al Medio Oriente. Ecco, è una posizione o quantomeno una figura sicuramente scomoda e sicuramente particolare. Beh, per la verità, è accaduto l'esatto contrario, cioè nei 4 anni in cui Trump è rimasto alla Casa Bianca, non ha fatto nessuna guerra, al confronto invece i suoi predecessori e anche i suoi successori, vediamo adesso appunto Biden, invece si sono impegnati in guerre. Per la verità non è che gli siano andate molto bene le guerre negli ultimi anni agli americani, insomma. Però, ecco, Trump ha rotto questa tradizione dei presidenti guerrafondai,
anche se incredibilmente, ma anche lui c'era è stato attribuito un premio Nobel per la pace a Obama, che quando ha avuto il premio Nobel per la pace era in guerra. Sembra un po' una cosa un po' strana. Comunque, lasciando a perdere queste cose, io penso che se Trump riesce, nonostante tutta questa campagna mediatica contraria, ad essere eletto nuovamente presidente, vuol dire che gli americani quello vogliono. Obiettivamente non possiamo essere per la democrazia e poi dopo non rispettare il voto democratico. Quindi tutta questa campagna anti-Trump io la trovo insopportabile. Cioè, noi abbiamo un candidato che obiettivamente riesce ad ottenere grandi consensi all'interno degli Stati Uniti, perché insomma, questa è la verità dei fatti. Lo abbiamo già visto alla prima prova delle primarie, c'è già stata in Iowa. Non è stata una vittoria di Trump, è stato un trionfo. E se vogliamo, gli altri candidati repubblicani sono candidati che avevano una buona stampa, cioè molta della stampa così americana era apertamente o per Nikki Haley o per Ron DeSantis, mentre osteggiava Trump. Insomma, vedere Trump andare oltre il 50%, lasciare il secondo in classifica, che appunto è stato Ron DeSantis, a 30 punti di distanza, fa sì che, cioè, sono distacchi che non si erano mai visti nella storia. Quindi questi risultati non possono essere sottovalutati. Si dice addirittura, perché le prossime saranno le prossime primarie in New Hampshire, anche quello uno stato piccolo come l'Iowa, certo non stiamo parlando dei grandi stati, però insomma le indicazioni che arrivano sono di quel genere lì. Quindi se anche il New Hampshire cioè decretasse solo una vittoria di Trump, ma un vero e proprio plebiscito nei suoi confronti, beh, non possiamo dire che le primarie sarebbero già concluse, ma quasi, cioè a quel punto veramente non ci sarebbe lotta, non ci sarebbe competizione. Cioè, Trump diventerebbe, cioè potrebbe prendere immediatamente la nomination per il Partito Repubblicano. Il Partito Democratico purtroppo non riesce ad esprimere un candidato credibile, perché insomma, l'età di Biden si fa sentire, insomma, lo si vede, non si può neanche più nascondere alcune cose che vengono derubricate come delle gaffe, ma nella realtà è molto probabile che invece siano legate all'anzianità. Quindi, e se Biden è tuttora il miglior candidato per il Partito Democratico, vuol dire che dietro non sta emergendo nessuno. Ed in effetti, se mi si chiede al posto di Biden chi vedresti, beh, prendiamo qualcuno dell'amministrazione, magari Blinken, così tanto per fare un nome, però sono persone che non hanno il carisma, che dovrebbe avere un presidente, insomma. Quindi, stiamo a vedere, adesso le prossime, primarie del Partito Repubblicano. Però, ripeto, se si confermasse questo plebiscito verso Trump, questo è ciò che vogliono gli americani. Quindi, è il gioco democratico che naturalmente bisogna accettare sia quando si vince, anzi si festeggia quando si vince, ma bisogna accettare anche nei momenti della sconfitta, insomma.
E effettivamente, se all'inizio ci siamo chiesti se la democrazia possa essere messa a rischio, così la libertà, qualsiasi sia poi l'esito delle votazioni, è importante che ci sia piena democrazia e piena libertà, qualsiasi sia poi l'esito finale. E per concludere, in qualche modo mi ricollego a questo discorso sulla democrazia a rischio, perché vorrei parlare con te della situazione in Russia. Con quest'ultima domanda ti parlo sia di Russia sia di Taiwan, perché la Russia, o meglio, in Russia è ormai assodata, ormai scontata la vittoria di Vladimir Putin, ma ti chiedo se imprevedibilmente possa esserci un'inversione di marcia e quindi poi eventualmente anche nel caso di una vittoria di Putin, quale sarà il destino della guerra. E nel caso invece di Taiwan, dove le elezioni ci sono già state, ad aver vinto è l'autonomista Lai, il candidato autonomista, ma l'influenza della Cina, che ha già messo in guardia gli Stati Uniti, continua a farsi sentire. Certo, lei ha avuto la meglio sull'avversario filo cinese, ma la Cina probabilmente è una minaccia ancora reale. Ti chiedo se sei d'accordo e ti chiedo quindi quali saranno le sorti di Taiwan. Partendo dalla Russia si dà per scontata la vittoria di Putin, ma in ogni caso un paese che comunque è implicato in un conflitto è chiaro che non cambia il capo. E quindi avrebbe vinto comunque Putin, probabilmente stravincerà in queste condizioni. Io devo dire che sono un grande ammiratore di Putin perché è una persona che ha preso in mano uno stato gigantesco come la Russia nel momento, forse in uno dei suoi momenti più difficili, ed è riuscito a mantenere appunto questo stato creando anche un certo patriottismo all'interno della popolazione, quindi rispolverando alcune festività nazionali che oggi sono molto sentite dal popolo russo. E chiaramente, ripeto, si è trovato a gestire una situazione dal punto di vista economico praticamente fallimentare. Oggi in Russia si sta enormemente meglio rispetto al momento nel quale Putin è stato eletto per la prima volta. Insomma, gli anni di Putin e Medvedev al governo sono stati anni che hanno fatto crescere la Russia. L'hanno fatto crescere anche se non soprattutto per i rapporti sempre più stretti con l'Unione Europea ed in particolare con la Germania, ma insomma un po' con tutta l'Europa. Oggi sappiamo che tutto ciò è andato, si è sciolto in pochissimo tempo con la questione delle sanzioni e purtroppo dalle notizie che mi arrivano, in effetti il popolo russo, che è sempre stato molto legato all'Italia e comunque in generale all'Europa, ovviamente con quello che sta succedendo guarda molto di più all'est rispetto che all'ovest, quindi guarda molto di più alla Cina, per intendersi India e Cina, piuttosto che all'Europa. D'altronde, dopo tutto quello che abbiamo fatto noi europei, è chiaro che doveva essere così. Quindi io ritengo che dal punto di vista della Russia non cambierà molto. La questione ucraina è una questione che aveva delle radici antiche, nel senso che è stato fatto un errore clamoroso che in quel momento non si pensava fosse un errore, ci mancherebbe altro, ma ancora con l'Unione Sovietica, in pratica una parte di territorio che era assolutamente così composto, insomma, da una popolazione russofona, cioè che parlava il russo e che si sentiva essere russi, sono stati
collegati all'Ucraina, essendoci l'Unione Sovietica, la cosa non cambiava, no? Quindi non era un problema. Il problema è quando l'Unione Sovietica è esplosa, che quindi l'Ucraina è diventata indipendente, e a quel punto quella zona di Ucraina è tuttora una zona russofona, cioè abitata da russi, da persone che parlano il russo, e si è trovata in una situazione di difficoltà. Quindi poi quello che è accaduto, adesso lo sappiamo tutti, e ci ritroviamo in questa situazione. Quindi è un errore a monte, diciamo, fatto quando ancora c'era l'Unione Sovietica e che è scoppiato così l'esplosione dell'Unione Sovietica e la nascita di questi paesi ex dell'Unione Sovietica, come l'Ucraina, ma anche come per esempio le Repubbliche Baltiche, ad esempio. Insomma. Ma comunque, io direi che Putin stravincerà queste elezioni. È una persona, ripeto, che ha tenuto in mano un paese estremamente difficile, quindi cioè, lo guardo sempre con particolare attenzione, insomma, non sono critico nei suoi confronti. Certo, non è l'emblema della democrazia la Russia, chiariamolo, però tenere assieme tutti quei popoli, perché la Russia è formata da tantissimi popoli diversi, non è una cosa semplice. Per quanto riguarda Taiwan, lì sono preoccupato perché obiettivamente ogni volta che ha parlato un dirigente del partito comunista cinese, non è mai stato titubante, cioè non ha mai preso in considerazione minimamente che Taiwan non dovesse più rientrare nella grande Cina, cioè lo dà per scontato, è solo una questione di tempi. Loro dicono siamo pazienti e attendiamo però nella realtà per loro Taiwan è Cina. E quindi sappiamo che invece i taiwanesi non la pensano alla stessa maniera, anche se in queste elezioni, per la verità, in Occidente si è sottolineato molto che ha vinto il partito, diciamo, più critico nei confronti della Cina, ma è anche vero che questo partito ha perso molti deputati rispetto a quelli che aveva prima. Quindi precedentemente questo partito aveva ancora una maggior appeal all'interno di Taiwan. Quindi vuol dire che comunque me lo auguro naturalmente, ma che comunque ci siano un riavvicinamento. È chiaro che Taiwan cercherà sempre di distinguersi dalla Cina, però speriamo che la situazione non degeneri, che i cinesi continuino, diciamo, ad avere una posizione ferma, però nel frattempo anche morbida, so che sembra un ossimoro, ma insomma, ferma perché lo devono essere, morbida nel senso che non ci siano degli interventi di carattere bellico, insomma. Quindi mi auguro che anche questa elezione aiutino così a trovare una soluzione in quella zona del mondo. Direi che come sempre sono analisi più che attente e dettagliate, non possiamo però fare altro che aspettare poi le prossime elezioni, in generale i prossimi mesi, visto che Taiwan si è già recata alle urne. Ci tenevo però ad avere proprio uno scenario, una prospettiva in qualche modo, delle anticipazioni da parte tua, in attesa di vedere poi come si evolverà la situazione nei vari paesi. Io Giancarlo ti ringrazio e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie a te, Asia, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.